Salve a tutti e benvenuti alla mia rubrica L'impresa di fare impresa. Oggi ci troviamo nella pasticceria Agrillo e ho il piacere di avere qui al mio fianco, e onore e piacere di avere qui, dottore Gianni Lepre, un caro amico. Lui è dottore commercialista e consigliere del Ministro della Cultura. Benvenuto Gianni. Ciao Maddalena, grazie a tutti voi, grazie per l'invito. Grazie per essere qui. Ecco Gianni, volevo parlare con te perché ci sono tanto a cuore le piccole e medie imprese del sud, ma non solo, e in particolar modo delle imprese artigiane. Che ruolo hanno le imprese artigiane nell'economia nazionale e a livello mondiale? Beh, noi cominciamo col dire che noi abbiamo le imprese, soprattutto le imprese artigiane, quelle di eccellenza, che hanno un ruolo fondamentale per quanto concerne la nostra economia, per quanto concerne anche l'internazionalizzazione. Ricordiamo che le nostre aziende, quelle del Made in Italy, sono riconosciute e quindi apprezzate in tutto il mondo, per cui dobbiamo fare in modo che questa scuola artigiana, questa scuola di eccellenza soprattutto, si tramandi. Poi non solo si è tramandata nei secoli, ma il rischio è quindi ci deve essere la volontà di tramandarla ancora per secoli. Oggi c'è, purtroppo devo dirlo, il rischio del cambio generazionale, e quindi c'è bisogno di un intervento istituzionale affinché praticamente il giovane possa imparare, e possa imparare all'interno dei laboratori, quindi all'interno delle botteghe, perché è quella la vera scuola artigiana. E così, quindi è importante la formazione all'interno di queste imprese artigiane, quindi è importante il ruolo che hanno le istituzioni in queste imprese e far sì che l'imprenditore possa occuparsi, attraverso quindi gli incentivi a livello nazionale, occuparsi della formazione di questi giovani, perché poi non è così tanto facile. Non è tutt'altro che facile, perché oggi la legge sull'apprendistato, che consente comunque ai giovani dai 16 anni ai 29 anni di andare in bottega ed imparare un mestiere, però è una legge che è anche restrittiva dal punto di vista del rapporto tra l'artigiano e l'apprendista. Che cosa voglio dire? Che un giovane, appena entra a bottega, deve prendere una paga di circa 900 euro al mese, ma nel momento in cui entra a bottega, nella maggior parte dei casi non conosce neanche quali sono i ferri del mestiere, non conosce Certo. tantomeno come si chiamano, e quindi l'artigiano, che per legge deve dare al giovane appena, ripete, entra a bottega 900 euro al mese, naturalmente scoraggiato a prendere i giovani. Tra le altre cose, dobbiamo dire che per ogni apprendista assunto ci deve essere un maestro, quindi Esatto, un tutor. un tutor, per cui non solo devi pagare il giovane, che per un certo periodo non ti produce, ma ci devi anche impiegare del tempo per insegnare loro il lavoro. Con il rischio poi che a fine apprendistato il giovane, che può essere confermato o meno dall'azienda, tanto per intenderci, perché è come se fosse comunque un rapporto a tempo determinato, perché a fine del rapporto di apprendistato, che dura in genere 3 anni, praticamente l'azienda può scegliere se assumerlo, e tra le altre cose poi lo assume a tempo indeterminato, riceve per un certo periodo sgravi contributivi. Ma può essere anche il giovane che sceglie di andare via perché magari vuole andare a lavorare presso un altro datore di lavoro che svolge la stessa attività. Quindi, tra le altre cose, ha insegnato il mestiere ad un giovane. C'hai Quindi con un oltretutto dispendio di di tempo, di tempo e energie, anche di denaro, di denaro. praticamente, e ti trovi che va poi, quando va a lavorare presso un'altra azienda. Poi
o addirittura va poi a svolgere un'attività a sua volta artigianale, quindi tra le altre cose è come se tu creassi una specie di concorrenza. Esatto. E quanto è importante la digitalizzazione nel mondo dell'artigianato? Beh, ma la digitalizzazione cammina assieme al mondo dell'artigianato. Oggi praticamente l'artigiano, la manualità, che praticamente è quella che contraddistingue l'artigianato di eccellenza, deve andare di pari passo all'innovazione. Difatti io frequento quasi quotidianamente i laboratori Orafi, è vero che, tanto per intenderci, ricordo, io ho fatto il garzone orafo, parliamo naturalmente di 60 anni fa ed oltre. Per esempio il modello si disegnava a mano, oggi si disegna con il CAD, quindi i tempi sono più, che l'innovazione e manualità devono andare di pari passo assieme. Grazie Gianni per essere venuto qua e per aver trattato argomenti molto importanti. Ci rivediamo al nostro prossimo appuntamento con altri nuovi argomenti. Grazie e buona serata. Grazie a voi.